Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Allora, innanzitutto complimenti a Ferrara, che parlavo con loro direttore sportivo prima dell'ingresso in campo, mi diceva: se perdiamo questa sera siamo in lotta per i play out, e onestamente una squadra del genere credo debba più lamentarsi, diciamo, della sfortuna avuta nella prima parte di stagione, con credo 4-5 partite perse per un punto, piuttosto che degli innesti di mercato forse un po' tardivi, perché dal punto di vista della qualità della squadra, una squadra che batte Virtus e noi a Bologna e massacra Treviso in casa non è una squadra, cioè non bisogna pensare di aver perso contro una squadra di bassa classifica, bisogna pensare di aver perso forse con la squadra che dal punto di vista offensivo ha più talento di tutte in questo campionato, quindi diciamo io ho due motivi di rammarico forti. Il primo deriva, o meglio dire, sì, uno tecnico, proprio tattico, e cioè noi abbiamo avuto per tutta la partita grandi difficoltà di accoppiamento sulle loro guardie molto grosse. Quando volevamo giocare con Montano da due, ce lo portavano Montano piuttosto che Candy, che se avete visto ha fatto due falli subito. Loro hanno guardie di 100 kg di 2 metri e ci portavano sempre in post basso, e là siamo stati in enorme difficoltà. E la seconda cosa, che se vi ricordate c'era quel bellissimo carosello negli anni 70, Calimero e le sue ingenuità, purtroppo come ho detto anche ai giocatori, noi siamo in una fase della stagione cruciale e cominciamo ad aspettarci che tutto l'investimento che innanzitutto la società ha fatto in termini di pazienza sulla crescita di alcuni giovani giocatori, perché la società, la chiave di tutto, che si è fidata di me, siamo ancora troppo ingenui nei momenti decisivi delle partite. Nel senso, sul più 5 a 3-4 minuti alla fine facciamo delle robe dal punto di vista di scelte offensive e difensive che non vanno bene, che non vanno bene. Così come io, così come oggi, non ho mai perso, cioè con il giocatore di Ferrara che sbaglia da un punto di vista, se vogliamo essere, diciamo, doveva cercare di, l'idea in una partita è che a 4 secondi cerco di avvicinarmi per prendere un fallo e tirare da vicino, lui tira troppo presto, nessuno dei nostri, pensando che la partita sia finita, rientra, questo qua si trova la palla fra le mani e la appoggia. Allora capita, quindi capita che si debba pagare la crescita di un gruppo di giovani, soprattutto nei ruoli perimetrali. I due tiri liberi sbagliati a Ruzzerli, l'ho detto, non va bene. Due tiri liberi sbagliati in un momento fondamentale della partita, 0 su 2 non va bene, non va bene. E quindi continuiamo con fiducia e con pazienza, fermo restando che il calendario continua a essere, diciamo, un nostro alleato, ma soprattutto la qualità del lavoro che facciamo continua a essere un nostro alleato, a pensare partita per partita e a vedere in quale posizione entreremo nei play-off alla fine della stagione. È certo che quello che io mi auguro è che, nella consapevolezza di avere un gruppo con un'etica lavorativa altissima e anche molto coeso, sono spesso assieme anche fuori dal campo, gli scatti un po' l'incazzatura, nel senso di dire: se sto a lavorare qua come una bestia per mesi e mesi, poi per poi perdere una partita con uno che si ritrova la palla sotto le mani a un secondo alla fine l'appoggia senza che nessuno contrasti, allora sarebbe il caso di cominciare ad incazzarsi, insomma. Questa è l'unica cosa, noi lo stiamo cercando di dire, e non è uno scarico di responsabilità, perché come al solito, anzi, perché poi ci sono responsabilità ma ci sono meriti, e noi oggi abbiamo perso in casa con una squadra fortissima, quindi io non sono particolarmente dispiaciuto.
Mi dispiace il modo, mi dispiace il fatto che ancora una volta, così come nel derby sul più 6 a 1 minuto e 23, nella gestione dei momenti chiave siamo ancora fragili. E il tempo a nostra disposizione sta, per questo tipo di progetto, sta andando verso il fine. Cioè, noi tireremo una riga alla fine di questa stagione, indipendentemente dalla categoria nella quale ci troveremo, e paradossalmente sarebbe più facile rimanere con questa squadra in A1 che in A2. Perché se dovessimo ritrovarci in A2 è chiaro che in un campionato che si suppone vada ancora anche l'anno prossimo una promozione soltanto, bisognerà ridurre il numero dei giovani e aumentare il numero dei veterani, questo è chiaro. Però per il momento continuiamo a combattere, perché mancano ancora 6 partite che sono un'infinità. Però vedete, la differenza sostanziale, per esempio, tra una squadra come noi e una squadra come Ravenna è che Ravenna in un finale punto a punto vince in trasferta, credo. Noi in un finale punto a punto perdiamo, e non è la prima volta. E questo io lo so che bisogna aspettare la maturazione, i giovani, però allo stesso tempo i giovani devono capire che la chance che hanno qua, grazie alla società, non a me, è una chance che va sfruttata, perché sennò si torna a fare il giovane italiano standard, che è quello che in fondo alla panchina scuote l'asciugamano. Ditemi. Ricerca di quella che sarà la soluzione per il 2-3-8. Sì. Una partita interna oggi, in una giornata dove la Virtus perde di essere aperta. Sì. Non può pesare questa ricerca della posizione? In nessuna maniera. Perché noi stiamo lavorando e non è che una vittoria, cioè voglio dire, se avessimo vinto di un punto al terzo supplementare, al secondo supplementare, sarebbe stato importante il risultato, ma l'analisi delle nostre manchevolezze sarebbe stata identica, capisci? E quindi il problema non è essere a 2 o 4 punti dal quarto posto piuttosto che dal secondo, se cambi qualcosa, non cambia niente. Cambia, ribadisco, avessimo vinto, cioè nel senso che qualcuno avesse avuto l'accortezza di correre assieme a chi l'ha appoggiata e avessimo perso al secondo supplementare perché Cortese invece che 37 ne faceva 46, il problema sarebbe stato lo stesso, la cattiva gestione di alcuni momenti chiave della partita. E questo non va al di là del costo del risultato. Ma credo che sia un equo bilanciamento di giramento di balle per tutte e due le situazioni, insomma, non credo, non sento, diciamo, uno Zebedeo più pesante dell'altro, insomma, ecco. Ribadisco, perché vorrei qua essere chiaro, cioè abbiamo perso di 2 punti dopo supplementare contro una squadra che veniva dall'aver battuto Virtus Bologna a Bologna e aver battuto Treviso, quindi cioè, io non... Questo è una pari livello, non so se siamo chiari. Cioè, no. Quindi la valutazione mia va al di là del risultato. Il risultato fra un mese, in un modo o nell'altro, ce lo saremo dimenticato, perché penseremo ai play-off e penseremo alla prima avversaria da incontrare. Quindi non è questo il problema. Il problema è la crescita in termini di consapevolezza dell'occasione che si ha e del fatto che avere questa occasione rende necessario bruciare alcune tappe, perché se continuiamo a fare i bambini in certe situazioni di partita, e non è la prima volta, io non voglio insistere troppo perché non vorrei che diventasse poi un tormentone, poi qui a Bologna è facile che le cose diventino subito drammatiche, però è chiaro che se questa squadra che si allena bene, che è molto coesa, che è supportata da una società straordinaria, sul più 20 arriva pari, sul più 18 arriva un tiro dal pareggio, sul più 6 a 1 e 23 si fa prendere, sul più 5 in casa con Ferrara va al supplementare. Allora c'è un problema che non sta negli schemi, che non sta nelle rimesse, che non sta nel tipo di allenamento, sta soltanto nel fatto che questi ragazzi devono essere consapevoli dell'occasione che gli è stata data.
perché la loro crescita passa attraverso prove ed errori, ed è per questo che la società Fortitudo Non Io ha dei meriti enormi per la pazienza che sta avendo, fermo restando che a oggi, devo dire, i risultati sono stati assolutamente, questa linea c'è stata molto positiva in termini di risultati ottenuti, però sarebbe bene che cominciassimo a darci una mossetta. Lo dico con molta pacatezza perché non vorrei che qualcuno domani scrivesse crisi, inferociti. Abbiamo perso con una squadra di altissimo livello per un motivo tattico molto evidente, cioè una differenza di peso e di esperienza nel reparto guardie enorme, e per un'ingenuità finale che un po' riassume tutte le ingenuità che abbiamo commesso in questa stagione. E quanto non c'è anche a te, quando forse per l'ultimo minuto eri stato dove più? Non lo so, guarda, è stato mezz'ora di là a pensare da solo e dire forse non è vero, non lo so, non me ne sono ancora capacitato, cioè male. Vero. Vero. Poi oggi siamo stati puniti con quel tiro all'ultimo secondo, però l'abbiamo persa prima, diciamo. Quando eravamo più 5, a un minuto e mezzo dalla fine, due, adesso non mi ricordo bene, era lì che dovevamo chiuderla. Invece abbiamo sbagliato, abbiamo fatto due palle perse, due tiri liberi sbagliati, mi ricordo adesso, guarda, sono sincero, sono anche mezzo rincoglionito perché non lo so, però li abbiamo persa lì. Sì, per come era andata alla fine, sì, cioè, loro c'erano Roderick fuori per 5 falli. Io quando siamo andati supplementari ci ho creduto, cioè ho detto è fatta, abbiamo vinta, e invece niente. Se tu prendi allo scadere, diciamo che una tripla da 20 metri, come è successo alla Virtus con un tiro allo scadere, al di là del fatto che fosse più o meno, vuol dire che è andata. Però il fatto che Dallas sia arrivato in quel modo, bastava uno di voi che seguisse. Sì, lì si è stati appunto ancora più. È vero, però lì si è stati ancora più. Cioè, oltre a aver concesso appunto il supplementare, che eravamo sopra di 5, abbiamo concesso anche un tiro a 4 secondi dalla fine a metà campo che c'entrava poco niente, e in più non abbiamo seguito l'azione pensando fosse finita e abbiamo concesso un tiro da sotto da solo. Quindi sì, oltre il danno anche la beffa, viene da dire. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.